Buon pomeriggio a tutti, ben trovati a questo incontro di informazione sui partenariati su piccola scala del programma Erasmus. Io sono Laura Nava, sono il capo unità del settore scuola del programma Erasmus, dell'agenzia Erasmus Plus Indire, e oggi con i colleghi andremo appunto a illustrare alcuni aspetti salienti di questa tipologia di partenariato, perché la scadenza è vicina e quindi per chi fosse interessato a presentare un progetto, almeno diamo alcune informazioni, si spera, utili per presentarla con successo. Come piccola introduzione, mi sembra giusto, ecco, inquadrare questa azione, questo tipo di finanziamento all'interno del programma che lo ospita, Erasmus+. Magari qualcuno è la prima volta che si accinge a partecipare a un programma europeo, in particolare Erasmus+, e qualcuno magari ha già esperienza e sa già di che cosa si parla. Però, ecco, mi sembra giusto inquadrare questo tipo di finanziamento all'interno del quadro generale dentro il quale è inserito. Erasmus Plus è il programma d'azione dell'Unione Europea per finanziare iniziative nell'ambito di istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. Quindi riguarda questi grandi macro settori e sono quindi finanziamenti dell'Unione Europea al fine di aiutare tutti quei soggetti che operano all'interno di questi settori a raggiungere alcuni obiettivi comuni che gli Stati membri si sono posti, in questo caso, nel nostro caso, nel settore dell'istruzione scolastica. Perché è di questo che stiamo parlando oggi, del settore dell'istruzione scolastica del programma. È un programma che ormai ha tanti anni di attività, ogni 7 anni viene rinnovato. L'attuale settennato va dal 2021 fino al 2027. E è uno dei programmi più conosciuti dell'Unione Europea, diciamo la punta dell'iceberg è la mobilità universitaria Erasmus, che è conosciuta in tutto il mondo, ma come ho detto prima, Erasmus riguarda non solo l'università, ma vari settori, tra i quali la scuola. E di questo stiamo parlando oggi. È importante avere presente la struttura, come dicevo, del programma che riguarda vari settori e capire bene a quale settore fare domanda all'interno del programma. Noi siamo l'agenzia Erasmus+ Indire e ci occupiamo dei settori scuola, ovviamente, università, educazione degli adulti. C'è poi altre due agenzie Erasmus in Italia, l'agenzia Erasmus+ INAP che si occupa del settore istruzione e formazione professionale e l'agenzia Giovani che si occupa di tutta la parte di gioventù e del Corpo Europeo di Solidarietà. Quindi siamo 3 agenzie nazionali in Italia per il programma Erasmus+ e per il settore scuola siamo noi Indire che ci occupiamo di diffonderlo, gestirlo a livello nazionale. Il programma Erasmus+, come dicevo, dà finanziamenti per andare a promuovere quelle politiche europee comuni decise dagli Stati membri che sono prioritarie per vari settori indicati, ma anche per la scuola in primo piano. E infatti il programma Erasmus+, come le politiche europee del settore, si basa su alcuni pilastri importanti per poterli promuovere al meglio attraverso questo finanziamento, attraverso questi finanziamenti. Il primo pilastro è promuovere l'inclusione, in particolare l'inclusione sociale, quindi andare a favorire la partecipazione non solo al programma, ma comunque la partecipazione in maniera diciamo qualitativamente importante di persone, enti, soggetti che sono a rischio di esclusione economica, sociale e questo è importante all'interno del programma perché sono previsti anche dei finanziamenti specifici per favorire la partecipazione anche dei soggetti che siano persone fisiche, che siano diciamo enti, favorire la partecipazione anche di chi ha meno esperienza e di chi ha meno opportunità di partecipazione.
L'altra pilone fondamentale è la parte per quello che riguarda il digitale, l'educazione digitale, quindi andare a incrementare le competenze digitali sia dei cittadini europei per farli partecipare più attivamente alla vita politica, sociale, economica del paese, dell'Europa e del mondo. Le competenze digitali sono importanti proprio per utilizzare il digitale come mezzo importante anche per l'educazione, per l'istruzione. La sostenibilità ambientale è un elemento importantissimo del programma Erasmus+ e anche delle altre politiche in altri ambiti, in altri settori europei. Questo è importante nel settore soprattutto dell'istruzione, andare a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della sostenibilità ambientale, sui rischi ambientali e sulla sensibilizzazione ad adottare comportamenti sostenibili. E l'altro pilastro importante è favorire la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita democratica di tutti i cittadini europei. Quindi questi quattro piloni sono alcune priorità del programma che poi li ritroveremo anche come priorità dei partenariati su piccola scala che andremo a vedere dopo. Quindi progetti, attività all'interno del programma che trattano queste tematiche sono comunque progetti considerati prioritari. Tutto questo perché, per quanto riguarda il settore dell'istruzione e della formazione, l'obiettivo, l'aspirazione, la visione strategica dell'Unione Europea è quella di creare entro il 2025 lo spazio europeo dell'istruzione, uno spazio dove i cittadini europei possono muoversi liberamente, che sia per formazione, per studio, per lavoro, senza andando a eliminare quelle che possono essere le barriere a questo movimento, anche con l'obiettivo di creare all'interno di questo spazio europeo dei sistemi di istruzione di qualità e inclusivi. Quindi queste due caratteristiche, quindi qualità e inclusività, devono riguardare tutti i livelli dei sistemi scolastici, a partire dall'educazione e cura della prima infanzia, fino diciamo, poi all'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita. E quindi all'interno della visione strategica dell'Unione Europea, i docenti, gli educatori rivestono un ruolo molto importante, ed è quindi importante anche attraverso le misure previste dal programma Erasmus+, andare a favorire la cooperazione fra gli stati membri, fra gli istituti, in questo caso, nel nostro caso, che si occupano di istruzione scolastica, andare a favorire la cooperazione fra questi tra gli istituti, lo scambio di pratiche, la conoscenza reciproca e la formazione anche professionale dei docenti, degli educatori, per fare in modo che siano, ecco, in grado di intanto di fornire un'educazione di qualità, e anche per poter essere in grado di affrontare le sfide che tutti i giorni incontrano in classe, che incontrano in classe con i cambiamenti così repentini che avvengono a livello globale. Quindi ecco, concretamente vi ho parlato di alcune delle priorità politiche europee nel campo dell'istruzione scolastica, dell'educazione in generale, e sembrano obiettivi ambiziosi, lo sono in effetti, però il programma prevede dei finanziamenti, delle misure concrete per andare verso quegli obiettivi, anche grazie al vostro contributo, partecipando al programma, andando a questo riguarda soprattutto l'azione chiave 1, andando a effettuare attività di mobilità all'estero per formazione, piuttosto che, e questo soprattutto è il caso dei partenariati, di cooperare con la vostra scuola, col vostro ente, con altre scuole, altri enti, per andare ad accrescere la capacità del vostro ente, di agire a livello europeo, di scambiare pratiche, di condividere processi e metodologie, materiali per portare innovazione e qualità nel vostro lavoro quotidiano. Per
Prima di passare la parola ai colleghi, vi faccio vedere alcuni dati che riguardano proprio i partenariati su piccola scala K210 di cui andremo a parlare oggi, proprio per far vedere come l'interesse verso questo tipo di progetti è aumentato nel corso degli anni, dalla prima scadenza del 2021, quando abbiamo ricevuto 71 candidature, siamo passati all'ultima scadenza di marzo 2023, dove abbiamo ricevuto più di 300 candidature. Quindi l'interesse verso questo tipo di partenariati è molto molto alto, anche perché è una tipologia di attività all'interno del programma, lo diranno anche i colleghi, tra quelle forse più semplici, che consentono di partecipare anche a chi non ha grandi risorse, grandi esperienze da poter mettere in campo. La nota dolente sono i numeri dei progetti, delle candidature approvate e finanziate, perché comunque, ripeto, l'interesse è tantissimo, i fondi che abbiamo sono quelli, e sia per questa azione che per tutte le misure del programma, in realtà nel settore scuola, usiamo fino all'ultimo spicciolo dei fondi che abbiamo a disposizione. Quindi quello che abbiamo lo diamo ai progetti, ovviamente, e ora per la prossima scadenza, per i progetti che si candideranno alla prossima scadenza, come l'anno scorso, più o meno avremo a disposizione 700.000 euro, che potrebbero essere incrementati con altri fondi residui che sicuramente andremo a mettere, a aggiungere a questi fondi, per poter autorizzare perlomeno lo stesso numero di progetti, si spera, che abbiamo autorizzato all'ultima scadenza. Quindi questa è un po' la situazione generale, e come avete visto dal programma, adesso le colleghe, la dottoressa Miniati e Masserelli, andranno a presentarvi l'azione con le sue caratteristiche principali, il modulo di candidatura, e poi ci sarà un momento in cui potrete porre le vostre domande su un documento, un Google Doc condiviso, che vi verranno date le indicazioni, e cercheremo di rispondere il più possibile, e poi ovviamente vi verranno forniti i nostri recapiti, ai quali contattarci successivamente. Ecco, io stacco la condivisione e passo la parola a Barbara Masserelli, che saluto. Grazie. Buongiorno a tutti. Adesso condivido un attimo la mia presentazione, così potete vederla tutti. Spero riusciate a vedere bene la presentazione. Ecco, io sono Barbara Masserelli e mi occupo dei partenariati su piccola scala K210 nel settore dell'istruzione scolastica. Questo pomeriggio andremo a vedere quelle che sono le caratteristiche fondamentali di questa tipologia di partenariati K210. Allora, la prima cosa importante da fare prima di presentare la candidatura è documentarsi. Documentarsi è un aspetto molto importante, perché molto spesso si rimane ancorati a quelle che sono le caratteristiche dei precedenti progetti presenti nel programma, dei vecchi progetti presenti nel programma precedente, e mentre è importante capire appunto che i partenariati K210 presentano delle caratteristiche diverse, che poi andremo a vedere più nel dettaglio, e quindi è utile documentarsi per trovare praticamente, per non spendere energie a presentare un progetto che non rientra poi nei canoni di un partenariato K210. Questi sono i documenti utili per trovare tutte le informazioni prima di presentare la candidatura. Sono presenti sul nostro sito, nella sezione Come fare domanda, documenti ufficiali, e sono la Call for Proposal. L'invito a presentare proposte con tutte le scadenze valide per l'anno successivo, che normalmente viene pubblicata ogni anno intorno al mese di ottobre. La guida ufficiale al programma Erasmus+, con tutte le priorità europee e le priorità specifiche del settore di interesse, in questo caso del settore dell'istruzione scolastica. E è molto importante anche l'handbook, quindi una sorta di manuale per la gestione del budget nei partenariati K2.
Queste sono appunto le tre azioni chiave che vanno a comporre il programma Erasmus+. L'azione chiave 1, cioè i progetti di mobilità per lo staff e per gli alunni. L'azione chiave 2, i partenariati per la cooperazione, all'interno dei quali troviamo i partenariati K210. Queste due azioni sono azioni decentrate, quindi gestite interamente dall'Agenzia Nazionale. Mentre la terza azione, l'azione chiave 3, sostegno alla definizione delle politiche alla cooperazione, è un'azione centralizzata, quindi gestita a livello centrale da Bruxelles, dall'agenzia esecutiva. Oggi ci concentriamo sull'azione chiave 2, partenariati per la cooperazione. Questi partenariati, chiave 2, si distinguono in due altre tipologie di partenariati. I partenariati di cooperazione K220, che sono partenariati più complessi con risultati innovativi di alta qualità, e i partenariati su piccola scala K210. Perché si decide di partecipare a un partenariato su piccola scala? Innanzitutto sono diciamo lo strumento utile per coloro che non hanno mai avuto esperienza in programmi europei, quindi per i cosiddetti newcomers, e anche per organizzazioni più piccole con limitata capacità operativa. Inoltre diciamo che supportano l'inclusione di gruppi con minori opportunità in situazioni di svantaggio, e anche per sostenere la cittadinanza europea attiva e la dimensione europea attraverso il confronto tra istituzioni di diversi paesi. Il modulo di candidatura in questi partenariati, poi andremo a vederlo più nello specifico come è strutturato, è più semplice rispetto al modulo, ad esempio, di un partenariato K220. È un partenariato di facile gestione, quindi i requisiti amministrativi sono più semplici, ha una durata breve e importi inferiori. Quali sono le attività che si possono realizzare in un partenariato K210? Si possono scambiare pratiche per apprendere tra pari, per sostenere lo sviluppo, il trasferimento e l'attuazione di metodi educativi, realizzare attività transnazionali e nazionali mantenendo sempre la dimensione europea. È importante che emerga l'aspetto appunto della dimensione europea, che si capisca il perché si vuole realizzare un progetto con altre scuole all'estero, e anche per consentire alle organizzazioni partecipanti di avere mezzi per raggiungere le persone con minori opportunità in situazioni di svantaggio. La mobilità non è il fulcro, il focus di questi progetti. Se si intende realizzare un progetto di mobilità finalizzato allo scambio di alunni o dello staff, allora bisogna optare per l'azione chiave 1, non per questa tipologia di partenariati. Ciò non vuol dire che la mobilità non è eleggibile in questi progetti. Come ho detto, si possono realizzare attività transnazionali di mobilità, ma la mobilità deve essere in questo caso ben motivata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Quali sono le caratteristiche fondamentali? Allora, innanzitutto possono partecipare a questi progetti non solo le scuole, ma qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata attiva nel settore di riferimento. In questo caso si parla appunto della scuola, dell'istruzione scolastica. Quindi è importante che in questi progetti praticamente vertano sulla scuola, che il target ultimo e l'impatto sia la scuola. E il partenariato deve essere composto da almeno due organizzazioni di due paesi diversi aderenti al programma, ovvero gli stati membri dell'Unione Europea e i paesi terzi associati al programma: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turchia, Serbia, Repubblica del Nord Macedonia. Non esiste un numero massimo di partner. La durata, come ho detto, è piuttosto breve, va da un minimo di 6 a un massimo di 24 mesi, e la sede delle attività, quindi degli incontri e degli eventi che si vogliono realizzare, può essere appunto, deve essere la sede degli istituti partner, oppure eccezionalmente, nel caso in cui venga ben motivato e giustificato in candidatura, anche la sede delle istituzioni europee.
Il finanziamento, per quanto riguarda il budget, il finanziamento è il coordinatore che riceve praticamente l'intera somma dalla propria agenzia nazionale e poi dovrà ripartire il finanziamento ai partner sulla base degli accordi e anche delle attività, dei compiti che saranno descritti nel modulo di candidatura. Quindi è importante che vengano descritti bene i compiti di ciascuno dei partner nella candidatura, perché sulla base di questo viene poi ripartito il finanziamento. Consiste in due importi forfettari predefiniti che vengono scelti proprio in fase di presentazione della candidatura. Per i progetti K210 ci sono due scadenze ogni anno. La prima era a marzo 2023, la seconda sarà il 4 ottobre alle ore 12 di Bruxelles. Questi progetti potranno, l'inizio delle attività in questi progetti può oscillare dal 1 gennaio al 31 agosto 2024. Quindi abbiamo visto che per quanto riguarda il budget sono previsti due importi forfettari, 30.000 e 60.000 euro. Che dovranno essere scelti in fase di presentazione della candidatura. Ovviamente sulla base degli obiettivi che si vogliono raggiungere, le attività che si vogliono realizzare e i risultati che si vogliono ottenere. Quindi non si deve scegliere appunto l'importo più alto solo per avere più soldi. È importante che ci sia una corrispondenza tra la cifra richiesta e gli obiettivi e le attività che si intendono appunto realizzare. Sarà poi il coordinatore che gestirà l'intero finanziamento e lo ridistribuirà ai partner sulla base, come ho detto prima, degli accordi e dei compiti che ciascuno dei partner dovrà realizzare e indicati in candidatura. Un partenariato su piccola scala deve affrontare almeno una priorità orizzontale e o almeno una priorità specifica nel settore dell'istruzione scolastica. Queste sono le priorità trasversali comuni a tutti i settori che sono indicate anche nella guida al programma e sono appunto l'inclusione e la diversità, quindi inclusione sociale, coinvolgimento e sostegno a persone con minori opportunità, disabilità, svantaggio socio-economico, geografico, a rischio di discriminazione, la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico, quindi l'ambiente, la lotta al cambiamento climatico, la transizione digitale, quindi l'utilizzo di strumenti digitali sia come strumenti educativi che per la gestione del progetto e per ultimo l'impegno civico e partecipazione alla vita democratica. Quindi, stimolare un atteggiamento di cittadinanza attiva, prendersi cura di quelli che sono i temi della comunità. Le priorità invece specifiche per il settore scuola, sono appunto, oltre a quelle indicate, oltre alle 8 indicate nella guida, al programma, appunto, come lo sviluppo delle competenze chiave, l'interesse per la scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. È stata introdotta da quest'anno una nuova priorità che riguarda i partenariati chiave 2, che è quella di sostenere la risposta dei sistemi europei di istruzione e formazione alla guerra in Ucraina. Questi sono invece gli aspetti orizzontali. La Commissione dà molta importanza a questi aspetti. Richiamano le priorità, però non sono da considerarsi priorità, non sono priorità. Come vedete, appunto, le richiamano, però sono importanti perché se si ritrovano all'interno del progetto, negli obiettivi, nelle attività del progetto, ne migliorano l'impatto e la qualità. Per quanto riguarda invece le disposizioni nazionali 2023, l'autorità nazionale, l'Agenzia Nazionale Erasmus+, ha stabilito che a livello nazionale il budget riservato ai partenariati su piccola scala K210 sarà ripartito tra le due scadenze del 2023 nel seguente modo. Per quanto riguarda il primo round, la prima scadenza del 22 marzo 2023, è stato assegnato il 70% del budget.
Per il secondo round, la scadenza del 4 ottobre 2023, invece sarà assegnato il 30% del budget. Ovviamente dipende anche dal numero delle candidature e dalla qualità dei progetti che saranno appunto presentati. In accordo con l'autorità nazionale, l'Agenzia nazionale supporterà durante la selezione dei partenariati le seguenti priorità: inclusione sociale, educazione digitale, educazione ambientale e partecipazione alla vita democratica. Nei casi di ex aequo, ovvero nei casi in cui più candidature ottengano lo stesso punteggio totale, sarà data priorità in graduatoria ai progetti che abbiano ottenuto un punteggio più alto nel criterio della rilevanza del progetto, dell'impatto e della qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto. Ecco, queste sono le fasi principali della progettazione, gli step fondamentali, come si costruisce un progetto. Si parte dalla fase iniziale di ideazione, da un'analisi dei bisogni dell'organizzazione, perché si vuole cooperare con altri partner all'estero, è importante che ci sia una corrispondenza tra le tematiche del programma, gli obiettivi del programma e le tematiche del progetto. È importante fare anche una ricerca accurata dei partner, non nominativi presi a caso. Si passa poi alla pianificazione, quindi capire appunto quale la descrizione di quelli che sono gli obiettivi e i risultati che si vogliono raggiungere, da realizzare, per poi arrivare alla fase di implementazione, quindi di svolgimento delle attività. Quali sono le attività che si vogliono, che si realizzeranno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati? Le attività possono essere molteplici, è importante fare un monitoraggio, una valutazione in itinere del progetto per capire appunto cosa si sta realizzando e se è anche in linea con quanto era stato pianificato in candidatura. È importante anche trovare delle strategie per monitorare e valutare il progetto, capire quali strumenti utilizzare per monitorare il progetto, e poi verrà fatta una valutazione a conclusione del progetto. Si arriva poi appunto alla fase conclusiva, alla fase finale, alla descrizione di quelli che sono i risultati che sono stati realizzati, qual è stato l'impatto che questi risultati hanno sulle organizzazioni partecipanti e anche all'esterno, sul territorio, per poi arrivare appunto a una disseminazione e valorizzazione, quindi descrivere come cosa si fa per far conoscere appunto questi risultati all'esterno e per far sì che i risultati siano utilizzati e utili anche utilizzati da altri dopo la conclusione del progetto. Questi sono i criteri di valutazione qualitativa definiti a livello europeo e indicati nella guida al programma e nella guida per gli esperti valutatori. Sono 4, ognuno di questi criteri ha un massimo di punti e sono la pertinenza del progetto, quindi la corrispondenza praticamente delle tematiche del progetto con quelli che sono gli obiettivi del programma, dell'azione, la qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto fino a un massimo di 30 punti, la qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione, come è composto il partenariato, quali sono gli accordi, chi fa che cosa, fino a un massimo di 20 punti, e l'impatto fino a un massimo di 20 punti. Perché un progetto superi la selezione e quindi non venga respinto per mancanza di qualità, è importante che venga raggiunto la metà dei punti in ciascuno di questi criteri. Gli obiettivi, le attività e i risultati devono essere ovviamente realistici, realizzabili e chiaramente collegati tra loro, e devono essere anche coerenti con l'importo richiesto. Ecco, questo è un aspetto molto importante al quale dovete appunto porre molta attenzione: la titolarità nella preparazione della candidatura e nella gestione del progetto. È importante che teniate presente che non possono essere delegati a terzi compiti e attività principali, gestione finanziaria, contatti con l'agenzia, rapporti, decisioni che incidono sul contenuto, sulla qualità e sui risultati delle attività svolte.
Tutte le candidature devono presentare contenuti originali redatti dal candidato. Non possono essere pagate altre organizzazioni o persone esterne per redigere la candidatura. Il rappresentante legale rimarrà responsabile dei risultati e della qualità delle attività realizzate. Quindi la candidatura non può essere fatta da terzi, ma deve partire da un'analisi dei bisogni dell'organizzazione. Questo aspetto è importante perché noi alla scadenza passata abbiamo trovato tanti progetti con queste problematiche. Inoltre è importante che in fase di candidatura venga programmata bene la durata del progetto, perché appunto non si può pensare sulla base anche di quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, le attività che si vogliono realizzare. Non si può pensare di presentare un progetto per un anno e poi tanto si può chiedere appunto la proroga, perché la proroga nei partenariati CA 210 sarà concessa solo innanzitutto molto raramente, solo in casi davvero particolari e motivati. La submission del modulo deve essere effettuata dall'organizzazione coordinatrice, non da un progettista esterno, quindi da una terza persona, pena l'esclusione. Non si può pensare di presentare il progetto ad un altro perché magari si pensa che il progetto sia fatto meglio, ma appunto. Questo perché è successo tante volte che sono stati presentati progetti da istituti diversi con lo stesso form. In questo caso, purtroppo, noi siamo stati costretti a respingerli. Quindi il progetto deve partire dalle necessità, dalle esigenze dell'organizzazione, non può essere delegato ad un terzo. Questo è un problema purtroppo non solo a livello nazionale ma europeo. Infatti la Commissione sta lavorando per creare una piattaforma europea antiplagio in modo tale da poter fare questo controllo in maniera più scientifica. Queste sono le risorse utili ai quali potrete appunto fare riferimento per documentarvi, il sito del programma appunto Erasmus+, dove trovate tutti i documenti e il portale europeo School Education Gateway e Twinning, che è appunto la più grande community europea di insegnanti per collaborare con altre scuole e trovare partner. Ultimamente appunto è stata creata una nuova piattaforma che prende il nome di European School Education Platform, che riunisce queste due piattaforme, questi due portali, lo School Education Gateway e di Twinning. Questi sono i nostri contatti, l'help desk telefonico viene effettuato dal martedì e il venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 14 alle 16. Il nostro email è partenariatiscuola@indire.it e questi sono i nostri numeri di telefono. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla collega che vi illustrerà il modulo di candidatura. Grazie Barbara, buonasera a tutti. Io scusate, ecco un attimo, chiudo l'audio. Buonasera, sono Caterina Miniati del settore scuola, in particolare mi occupo dei progetti CA 210. Riuscite a vedere il mio schermo? Vedete? Ok, mi danno conferma. Allora, adesso dopo l'illustrazione delle principali caratteristiche dell'azione, oltre tutte le informazioni assolutamente fondamentali da cui si parte, diciamo fornite dalla dottoressa Laura Nava, andiamo a vedere nello specifico il modulo di candidatura CA 210 del settore scuola. Allora, proveremo, sperando che la linea ci assista, ma penso di sì, proveremo a fare. Proverò a illustrarvi il modulo in diretta, diciamo live. Ricordo, come è stato scritto dalla collega in chat che ha risposto ad alcune domande, che la registrazione di questo incontro, di questo webinar, sarà poi resa disponibile appunto all'interno del nostro sito.
Come vedete, questa è la home page del sito italiano ufficiale del programma, condiviso dalle tre agenzie nazionali italiane di cui vi ha parlato la dottoressa Nava. Allora, andiamo, proprio facciamo insieme, come fare domanda? Andiamo a vedere il modulo, come diceva. Dopodiché si apre un'ulteriore schermata, scendiamo un po' e andiamo sotto la voce link veloci, andiamo a moduli di candidature web form. Allora, adesso siamo proprio nella piattaforma, così nel sito della commissione, dove sono disponibili tutti, non lo vedete? No, vedo il sito, ok? Dove sono disponibili tutti i moduli di candidatura del programma Erasmus+. A questo punto facciamo un filtro. Noi andiamo in School Education, perché stiamo parlando ovviamente del settore scuola, e possiamo anche cliccare Partnership for Cooperation. A questo punto non si vede. Mi dicono che non si vede. Ma scusate, eh? Allora. Si è bloccato? No, si dovrebbe vedere il sito della commissione. Ottimo. Allora, proviamo a aggiornare. Provate anche voi magari a aggiornare. Ora io forse no. Non si aggiorna la pagina? Ottimo. Ovviamente questi sono... Chiudere la condivisione e riaprirla. Allora, chiudo, interrompo condivisione, scusate, ma questo ovviamente fare live è utile da una parte, è rischioso dall'altra. Allora, riprovo? Sì, vai. Allora, condividi. Mi sa che è il sito della commissione. Ok. Allora, il sito lo vedete come fare domanda? Sì. Ok, il problema temo che sia di là. Allora, ora vedete cosa vedete? Sempre la stessa schermata? Sì. Non vedete European Solidarity Corps? No. Oh, che bello. E questo è il sito della commissione. Dove ci sono appunto i moduli di candidatura che io volevo far vedere, se no vi piego in un altro modo. Allora, scusate ovviamente l'intoppo, interrompo un attimo di nuovo la condivisione. L'avevo interrotta, ma non ho capito che devo fare. L'abbiamo fatto. Ora dovreste vedere, ok. Il problema era il passaggio che vi volevo far vedere dal nostro al sito della commissione, ma non funzionava. Bene, arriviamo qui. Comunque attraverso il link veloce, moduli di candidatura web form, appunto dicevo, si trovano tutti i moduli di candidatura Erasmus. Allora, selezioniamo, vediamo, School Education and Partnerships.
E a questo punto voi vedete che K210SCH, i 220 non hanno scadenza ad ottobre, sicché non, per l'Italia non li possiamo considerare in questa fase. A questo punto si va, la scadenza ovviamente, il modulo è aperto perché la scadenza è il 4 di ottobre, si fa apply. Vediamo, ecco, appunto. Adesso, come sapete, per qualsiasi diciamo, piattaforma della commissione e anche quindi per accedere ai moduli di candidatura è assolutamente necessario creare un EU login. A questo punto io ce l'ho come me stessa, c.minati, che è l'indirizzo email del lavoro. Vado a mettere la password EU login. Quindi lo facciamo insieme. Questo è un passaggio fondamentale, se no non si aprirà mai il modulo di candidatura. Ok? Ed eccoci qua. Allora, a me viene, poi ci ritorniamo sopra su questo concetto, viene questo messaggio perché io ovviamente ho già fatto una prova. Ora io farò con voi create new application, ma che voi se l'avete già creato, poi ve lo ribadirò, non deve essere fatto, cioè deve essere creato un unico modulo di candidatura al quale poi potrete accedere tutte le volte che volete fino alla scadenza e fino per effettuare la submission. Quindi io non rientro in questo momento nel quello che è, ma faccio un create new, proprio lo faccio volontariamente, ecco, non vi confondete su questo, lo faccio volontariamente per farlo vedere a voi proprio vuoto. A questo punto, nella parte, cioè nel banner soprastante, vedete tutta una serie di informazioni base relative a questa candidatura. Sulla destra in alto vedete che sarete il vostro nominativo con il quale voi, insomma, diciamo, vi collegate e l'indirizzo, mi raccomando, di essere assolutamente coscienti poi dell'indirizzo mail che voi utilizzate, EU login ovviamente collegato a un EU login, con il quale compilate questo modulo di candidatura. Allora, informazioni intanto di base generali. Bisogna tenere presente nelle varie sezioni che poi andremo a scorrere il numero massimo dei caratteri accettati. Questo ve lo dico perché soprattutto nelle parti più discorsive, se voi le fate come normalmente succede in Word per argomentare e poi fate un copia e incolla, dovete stare attenti perché vi può troncare i discorsi, vi può lasciare a metà e questo ovviamente poi ha una ripercussione sulla valutazione qualitativa del progetto perché magari la sezione non è conclusa, insomma il box non ha un senso, diciamo, non è concluso bene, non ha un senso compiuto. Allora, partiamo dal context. Un'altra cosa prima di procedere, ecco, non fate mai di passare da una parte all'altra usando magari le frecce del browser, ma dovete agire interamente all'interno, diciamo, del modulo con le voci a sinistra. Nel context è richiesto ovviamente il titolo, ora non stiamo a guardare ogni singola voce perché sarebbe veramente, veramente molto lungo. Ma vi dico le cose fondamentali. Intanto anche la lingua, language used to fill in the form, la lingua che voi scegliete. Se voi scegliete una lingua, posso mettere adesso italiano, diversa, ok, dall'inglese, vi chiede automaticamente e obbligatoriamente, perché c'è l'asterisco rosso e quindi tutti i campi con l'asterisco rosso sono obbligatori, quindi non ve li fa praticamente, non vi farà fare poi la submission, non risultano compilati, quindi vi chiede ovviamente il titolo in inglese. Allora, adesso mettiamo una... solo un nel context facciamo questo, scriviamo titolo. Oddio, ho lasciato un pezzo. Poi, project start date e la durata e di conseguenza poi c'è l'end date. Come diceva la mia collega, è importante valutare bene la durata di questo progetto, non sceglietela, diciamo, un po' a caso, perché deve essere considerato
tutto quello che voi volete fare a livello di attività, e non si può dire vabbè, intanto lo chiedo di 6 mesi, poi richiedo il prolungamento. Non è questa la ratio, diciamo, di questi progetti. Quindi valutate bene, e tenendo anche in considerazione, questo ve lo dico perché ce lo stanno chiedendo adesso i progetti autorizzati alla scadenza di marzo 2023, mai nella storia di Erasmus il finanziamento arriva il giorno dell'inizio delle vostre attività. Questo è normale. Quindi valutate bene tutto questo. Se iniziate subito, ovviamente, qualche attività che comporta delle spese, dovete eventualmente essere, il partenariato deve essere consapevole, ovviamente i soldi arrivano perché c'è un'autorizzazione ufficiale, quindi il finanziamento è sicuro se si fa il progetto come si è stabilito, però magari gli istituti si trovano a anticipare, questo è abbastanza normale. Quindi si stabilisce una data di inizio, mettiamola ora una a caso, mettiamo, vabbè, ok, il 9 febbraio del 2024, e a questo punto scelgo la mia durata, dal minimo abbiamo detto di 6 mesi al massimo di 24, e questo automaticamente viene fuori, in base alla durata, la data di fine progetto. Importante è l'agenzia, naturalmente, a cui si deve far domanda, quindi i nostri coordinatori italiani devono far domanda ovviamente a INDIRE, e quindi selezionare Agenzia Nazionale INDIRE, lasciamo italiano come lingua di compilazione. E poi veniamo alla scelta del LAMSAM. Come sapete c'è la possibilità di scegliere 30.000 o 60.000, e anche questo, come è già stato detto, deve essere valutato in base alle attività, alla durata, agli obiettivi, cioè quello che deve essere fatto all'interno del vostro progetto. Non è che si spara a 60.000 dicendo, cioè deve essere la richiesta di 60.000 in qualche modo deve essere giustificata con le attività che si vogliono svolgere. Ecco, noi abbiamo concluso la compilazione del context, faremo ovviamente solo questo perché se no domani siamo ancora qua. Come vedete è venuto il flag verde, quindi questa sezione è interamente compilata. Se lasciassi ovviamente qualcosa vuoto, torna la X rossa. Ok, priorities and topics. Qui sono delle tendine da scegliere sulle basi delle informazioni già che avete ovviamente avuto dalla mia collega, almeno una priorità orizzontale oppure di settore, e aggiungo soltanto questo. Come vedete ci sono obbligatorie, sia una priorità obbligatoria e i topics, massimo 3 topics da indicare. Dico, aggiungo solo questo in merito a questa sezione, che le priorità non sono dei click per avere più punteggio, le priorità devono essere riscontrate, si devono ritrovare all'interno di tutta la progettazione delle attività e di conseguenza poi alla fine anche dei risultati di questo progetto. Project description, dove vedete la I dell'informazione? In alcune sezioni praticamente dice sempre la stessa cosa, ma in altre più avanti andate a dare un'occhiata, poi le vediamo, perché comunque fornisce tutta una serie di informazioni. Queste siamo le descrizioni più descrittive, appunto, proprio più lunghe anche da scrivere, e qua è quello che vi dicevo, tenete d'occhio il numero massimo di caratteri, attenzione alla copia e incolla, poi vi ricordo anche che c'è praticamente un autosalvataggio del modulo di candidatura, non è che dovete cliccare un bottone per salvare, voi ritrovate poi, finché non fate la submission e ci rientrate n volte, ritrovate le informazioni finora cioè inserite fino a quel momento. E qua si tratta, appunto, nelle varie domande che trovate, obiettivi concreti, il target group di questo progetto, cioè a chi si rivolge, chi sono i fruitori ultimi, la motivazione. Ora, ripeto, non leggiamo, voi leggetele con attenzione. E il consiglio in questo caso, sono tutte sezioni, come vedete, obbligatorie, perché fanno poi parte, sono oggetto della valutazione qualitativa da parte degli esperti valutatori.
Quindi non si devono fare delle tesi di laurea, ma allo stesso tempo dovete fornire informazioni sufficienti e concrete di quello che voi vi prefiggete con questo progetto. Voi inteso come partenariato, come tutto il partenariato, quindi tutte scuole, enti, organizzazioni, sappiamo che sono elegibili varie tipologie di organizzazioni, di istituzioni che operano appunto al in questo nel settore scuola, ma che applicano per questo, che saranno coinvolte in questo progetto. Quindi si passa poi alle organizzazioni partecipanti. Sicuramente avete, molti di voi già sanno o lo hanno comunque già letto, che non è possibile inserire i dati degli istituti coinvolti nel partenariato, ma è assolutamente obbligatorio, perché se no non si compila, inserire l'OID delle singole istituzioni, prima dell'applicant e poi applicant che è l'istituzione coordinatrice e poi dei partner. Come sapete, nei partenariati tra 210 sono ammessi, a differenza dell'altra tipologia 220, anche due soli istituzioni di due paesi diversi, quindi può essere bilaterale, quindi almeno due di due paesi diversi ovviamente. Allora, chi non avesse un OID deve, attraverso il nostro sito, ora non ci vado perché qui mando in palla tutto, ma attraverso il nostro sito si accede alla piattaforma ORS per la registrazione e ottenere l'OID per chi non lo avesse. Chi ce l'ha vecchio deve comunque riutilizzare quello, eventualmente si aggiornano quei dati. E adesso io prendo degli OID che abbiamo creato noi apposta per fare le prove, i moduli di candidatura, fatto un copia e incolla, e automaticamente, come vedete, mi viene fuori questo istituto di istruzione superiore inventato. Vado nella chiavina, devo andare nella chiavina perché non è compilato così e basta, lì cattura i dati, inserendo attraverso l'OID, cattura i dati che appunto sono stati inseriti al momento della registrazione, che l'OID rappresenta una sorta di anagrafica dell'organizzazione, che sia scuola o altro. Dopodiché occorre rispondere alle varie domande. Anche la tipologia di istituto, come vedete è un campo obbligatorio, le maggiori attività di questo, perché queste sono domande per tutte le tipologie ovviamente di organizzazioni, perché non sono elegibili soltanto le scuole, quindi bisogna rispondere comunque a tutte queste, a questi quesiti, a queste domande, anche relativamente all'esperienza nel settore. Per la scuola è ridondante perché è una scuola che si occupa, certo che è settore scuola, però magari si indicano gli anni quando è nata la scuola. Per gli altri invece ha un senso, perché comunque anche chi non è una scuola deve in qualche modo occuparsi ed essere attivo nel settore scuola. Poi è necessario andare a indicare l'associated person, sono obbligatorie, quindi rappresentante legale, ok, qui tutte le informazioni, e poi si va ad aggiungere l'associated person, quindi last name, tutti i campi che appunto non vado, prima il rappresentante legale e poi cioè si deve indicare in sostanza, no? C'è legal representative o primary contact person. Allora, l'email che viene, che vengono, le due email, perché devono essere almeno due, legale e una persona di contatto, che vengono indicate in questi campi, questo campo qui email address, e che quindi appariranno e rimangono nel modulo di candidatura, è assolutamente consigliato di utilizzare una di queste email per effettuare la submission del vostro modulo di candidatura, onde evitare problematiche di varia natura a cui ha accennato la mia collega, perché noi dobbiamo accertarci davvero che i progetti siano autentici, siano creati proprio dal basso e all'interno dell'istituzione che fa la domanda, in questo caso il coordinatore. Quindi, onde evitare problemi, noi vi diamo questo consiglio spassionato, quindi di avere questa corrispondenza e di utilizzare uno di questi email, che voi decidete qual è
ovviamente lo decidete voi. Naturalmente quello che fa la compilazione e la submission deve essere avere un account e un login, quello che ho detto fin dall'inizio, perché senza account e un login non si va da nessuna parte, non si va in nessuna piattaforma della commissione, in nessun modulo di candidatura. Allora, lo lasciamo ovviamente rosso perché sarebbero tanti i campi da inserire nell'applicant. In questo caso siamo nell'applicant organization, io ho inserito un alt finto, diciamo così, e poi sono però altre informazioni da fornire che sono praticamente quasi tutte obbligatorie, se non tutte, quasi tutte. Passiamo partner organization. A questo punto mi copio il secondo OID inventato e la stessa cosa. Questo sarebbe il primo partner. Bisogna andare nella pennina verde e andare poi a inserire poi tutte le informazioni. Vediamo qua che cosa dice. Eccolo qua, tutte le informazioni che sono alla fine le stesse che abbiamo visto per l'applicant, e quindi quasi tutti i campi obbligatori, e anche qua l'associated person, quindi uno rappresentante legale, due primary contact person, e vale un po' lo stesso discorso, però qui stiamo parlando di un partecipante, quindi di un partner. Ora la submission è consigliato che la faccia proprio l'applicant, l'istituto coordinatore, con una delle mail invitate. Allora, a questo punto io non inserisco un altro, ovviamente è possibile aggiungere un altro partner, però come vedete, add partner organization, perché non esiste un numero massimo di partner che possono partecipare ad un partenariato da 210, ma esiste appunto il numero minimo di 2. Andiamo in quest'altra sezione, cooperation arrangement, e anche qua c'è questa lì, qui come vedete fornisce un po' più di informazioni, quindi vi consiglio di dare sempre un'occhiata. E come è stato costituito il partenariato, chi si occuperà della buona comunicazione, diciamo così, cooperazione, insomma tutte le informazioni richieste dalla progettazione stessa, no? Cioè qui si è progettato un progetto, quindi bisogna fornire tutti i dettagli e le informazioni in modo che chi legge questo e poi valuta chi legge questo progetto, uno sia in grado di capire, nel senso che siano informazioni chiare e le informazioni siano anche sufficientemente concrete, precise, esplicitate in modo chiaro, perché avrete capito che la selezione dura, visto l'alto numero di candidature che noi come agenzia nazionale riceviamo, e ovviamente non riusciamo, come vi è stato spiegato, a finanziare tantissime domande. Quindi vince sempre la qualità dei progetti, quindi noi finanziamo almeno fino adesso, poi sul futuro non si può sapere in base anche, ripeto, alle domande, ma e alla qualità, punteggi veramente molto alti. Quindi anche progetti veramente buoni, che non hanno avuto il massimo, ma punteggi molto buoni, non sono riuscite ad avere l'approvazione per mancanza di fondi. Quindi forniamo informazioni non generiche, appunto, dare gli strumenti per capire di cosa si tratta e ricordarsi sempre e comunque che siamo in un partenariato CAD2 che assolutamente effettua mobilità per lo svolgimento delle proprie attività, cioè può svolgere la mobilità, ma non deve essere incentrato su quello. Quindi lo scopo non è lo scambio di classi, ecco, per capire. Activities, e questa è una sezione molto importante perché si va nel concreto, ovviamente, proprio delle attività vere e proprie, attività di qualsiasi tipo. Quindi title, poi la venue dove si svolge,
La leading organization è l'istituto ospitante in caso di mobilità o l'istituto organizzatore di una determinata attività. La data stimata per lo svolgimento di questa attività, che deve essere ovviamente nell'arco temporale, come abbiamo visto, inizio e fine del progetto, quindi nell'arco del progetto, ma queste date, sempre nell'arco del periodo progettuale, possono anche subire delle modifiche in itinere, e questo non richiede nessun passaggio con l'Agenzia Nazionale. L'importante è che tutto venga concordato tra i partner coinvolti nel progetto e che comunque l'attività sia quella che venga svolta, quell'attività lì, perché in caso di approvazione di un progetto cioè il progetto non può essere stravolto, deve essere svolto con determinate caratteristiche, quelle indicate ovviamente in candidatura. Quindi, come vedete, anche questi sono praticamente tutti, quasi tutti, eccetto uno mi sembra, campi obbligatori, perché hanno l'asterisco rosso, di descrivere, cioè proprio dettagliare. Qui si va nel dettaglio e ora provo a mettere per farvi vedere dopo attività 1, perché una cosa importantissima è il, no, è sopra, scusate, sono andata giù, ma è non lo ritrovo, eccolo, grant amount allocated to the activity. Quindi voi dovete dare una stima, cioè una cifra per questa singola attività che serve, no? Quindi per tutto il partenariato, per lo svolgimento di questa attività. E tenete presente che la somma del grant che voi allocate a tutte le attività ovviamente deve essere o 30.000 o 60.000, a seconda di quello dell'AMSAM che voi avete scelto. Ecco, ora io ho messo attività 1, potrei anche mettere una cifra, magari proviamo a mettere una cifra, ecco, perché poi nel budget summary voi ritrovate proprio l'elenco di tutte le attività con il budget che voi avete stimato di allocare per quell'attività e il totale per ora, perché ho messo solo un'attività, comunque poi dovrà fare, io avevo scelto, se ricordate all'inizio, nel contest avevo scelto il lump sum di 30.000, quindi la somma dovrà corrispondere a 30.000. Quindi questo è importante. Ecco, nelle attività bisogna proprio tutte le varie attività da dettagliare, add and activity. Questa era la prima, ora io potrei mettere, ora sto scrivendo in italiano, ma sto facendo tanto giusto per farvi capire un pochino come funziona. Eccolo qua, c'era l'attività 1 con 10.000, l'attività 2 con 5.000, quindi siamo a 15.000, mancano 15.000 per arrivare all'AM SAM totale di 30.000. E quindi questo aggiungete attività a seconda di quanto, appunto, delle attività che voi dovete svolgere. Attività in senso lato, ribadisco, tutte le attività, non si parla solo di mobilità. Posso aggiungere una cosa, Caterina, certo, su questo? Certo, che, certo. Allora, come è stato detto dalle colleghe, sono progetti in cui è possibile fare della mobilità, però non deve essere il fulcro del progetto, il fine ultimo del progetto. Per cui se voi tra le attività mettete 4 attività, la prima mobilità in Francia, la seconda mobilità in Ungheria, la terza mobilità in Romania e la quarta mobilità in Italia dei partner, ovviamente sono 4 attività, tutte mobilità. Cosa vuol dire questo? Che tutti i 30.000 o 60.000 euro del progetto sono dedicati alla mobilità, e questo ovviamente non viene valutato positivamente, perché è un progetto ovviamente che molto probabilmente sarà focalizzato sulla mobilità, per cui, come diceva la collega, non sono attività di mobilità, sono attività in senso lato, per cui sì, ci dovete mettere anche le attività di mobilità che andate a fare, ma anche le attività che fate in loco, attività di ricerca, di indagine, di produzione di qualcosa, di
test, di metodologie, qualsiasi tipo di attività andatele a indicare, perché se no altrimenti viene fuori che tutto il budget del progetto lo andate a spendere sui viaggi, sulle mobilità, e questo ovviamente non è valutato per niente bene. Ecco, volevo solo aggiungere questo, a ribadire il concetto. Grazie Laura, no, hai fatto benissimo, proprio ancora più chiaro, diciamo, penso che il messaggio sia arrivato, perché se no sembra appunto proprio incentrato, come dicevi te, solo ed esclusivamente sulla mobilità, se tutte le attività, i soldi, il budget imputato è per quello. Benissimo, andiamo avanti. Allora, impact and follow up. Anche qua, ecco, pochissime informazioni. Ci sono sezioni tutte e tre, 1, 2, 3, obbligatorie, perché qui siamo proprio nel corpo, diciamo, della progettazione, quindi sono praticamente tutti obbligatori i campi, e rispondere sempre in maniera esauriente, quindi qui siamo nella parte dell'impatto sulle istituzioni, sui partecipanti, eventualmente anche l'utilizzo dei risultati, come vedete, descrivere, no, eventualmente anche descrivere come condividerete i risultati del progetto, e quindi ci sono tutta una serie, questa è una cosa anche successiva, ovviamente si parla di un follow up, di una parte finale di un progetto che deve avere dei risultati, non è fine a se stesso allo svolgimento delle attività, le attività sono degli strumenti per raggiungere determinati obiettivi e risultati. Poi se vediamo how the in che modo la partecipazione al progetto in qualche modo a lungo termine, diciamo così, contribuisce, diciamo, allo sviluppo di queste delle organizzazioni a lungo termine, cioè cosa apporta, qual è proprio in questo senso l'impatto appunto sul singolo, sull'istituzione, ma anche al di fuori, quindi eventualmente anche sulla comunità, che cosa porta diciamo di vantaggio e qual è l'impatto vero e proprio di questo progetto. Poi si passa al project summary, che anche questo è una parte assolutamente obbligatoria. Relativamente al summary viene specificato che la parte in inglese, la traduzione, vedete, translation English, è obbligatoria, può essere utilizzata sia dall'Agenzia Nazionale che dalla Commissione, lo vedete qua nel primo rigo, per le pubblicazioni e anche per la piattaforma di risultati. Voi sapete, non lo so se lo sapete, comunque vi informiamo che i progetti approvati a conclusione del progetto dovranno anche descrivere e documentare, rendere visibili, quindi c'è una pubblicizzazione, diciamo così, dei risultati di questo progetto nella cosiddetta Erasmus Q Project Results Platform, quindi la piattaforma dei risultati proprio dedicata ai progetti Erasmus. Quindi come e implementati il progetto, insomma tutta una serie di domande assolutamente importanti e obbligatorie, queste sono appunto da tradurre in inglese qualora voi compilate il modulo in un'altra lingua. Veniamo alla parte degli annexes. Allora, sia la dichiarazione d'onore che i mandati sono obbligatori, ora vi spiego bene, però li dovete scaricare, proprio fare il download, solo quando avete già inserito sia l'OID, quindi i dati, praticamente perché vengono catturati da l'OID, dell'applicante, dell'istituto coordinatore, per poter poi far firmare insomma al rappresentante legale la dichiarazione d'onore, sia i mandati che devono essere firmati dai rappresentanti legali di entrambi, cioè per ogni partner, quindi deve essere firmato dall'istituto, dal rappresentante legale dell'istituto coordinatore e dal singolo partner, quindi tanti mandati quanti partner ci sono. Ma se voi andate a scaricarli prima, a downloadarli prima, vengono vuoti, vengono bianchi, quindi questo non ha tanto senso, perché dovreste andare poi a compilarli. Invece se fate il download dopo aver inserito i dati l'OID dell'applicant e anche delle partner organization, vi vengono diciamo precompilati con i nominativi
A quel punto si tratta di firmarli. Relativamente alla firma, sono documenti che devono essere scaricati, ma poi devono essere allegati ovviamente al modulo di candidatura, perché questo fa parte del controllo formale. Allora, essendo una piattaforma europea, noi onde evitare varie problematiche di riconoscimento, di validità delle firme digitali, diciamo, questi possono essere firmati, allegarli con la firma scannerizzata, quindi farli firmare autografi e poi allegarli così. Ovviamente noi sappiamo in Italia, no? La firma digitale per tante cose, anzi è obbligatoria, possono essere messi anche quelli firmati digitalmente. Ogni tanto c'è qualche problema, appunto, perché se sono firmati digitalmente noi abbiamo l'obbligo di fare ovviamente il riconoscimento della validità della firma. Quindi, soprattutto con gli stranieri, la cosa più semplice per non dover poi ritornarci sopra e richiedere eventuale integrazione in caso di approvazione è mettere le firme scannerizzate di tutti. Però mi raccomando, ricordate di scaricarli solo dopo aver inserito gli OID, quindi i dati delle istituzioni. E quindi questa è proprio la parte delle annexes fondamentale a livello formale, proprio di correttezza formale. La checklist è una sorta di reminder che vi ricorda quello che voi dovete spuntare, insomma, no? Quello che sono tre cose, insomma, se avete fatto, diciamo così, quello che doveva essere fatto. Poi c'è lo sharing. Allora, lo sharing a vari livelli. Voi avete la possibilità di condividere il modulo di candidatura, per esempio con il partner, voi siete l'applicant, quindi l'istituto coordinatore. Voi potete dare sia potere di sola lettura, ma anche di scrittura. Ora, voi siete liberi di fare come volete. Da parte dell'Agenzia Nazionale noi consigliamo la sola lettura, perché a volte il discorso di fare anche scrivere, che poi deve essere reso il permesso, ha creato un po' di problemi. Quindi, potete condividere con l'indirizzo mail della persona di contatto, per esempio dei vostri partner, in modo che loro possano visionare e leggere quello che voi scrivete. Però, ripeto, ci sono più possibilità, non è che è proibito. Questi sono un po' consigli che noi diamo alla luce di queste prime scadenze, diciamo, come sapete, siamo nel nuovo programma dal 2021, e quindi per evitare meno problemi, diciamo, per i tecnici. Però, insomma, valutate bene quello che decidete di fare. Poi abbiamo la submission history, però ora qua è vuota. Quindi, ora vi ricordo immediatamente questo, che voi potete fino alle ore 12, ma non aspettate l'ultimo, perché a volte c'è un sovraccarico del server della commissione e quindi poi si rischia di rimanere fuori. Però, ipoteticamente, fino alle ore 12 del 4 di ottobre può essere effettuata la submission. Voi potete anche attraverso il tasto reopen rientrare in questo fino alla scadenza, ovviamente, poi no, non è più possibile rientrare in un modulo già submittato, di cui avete già fatto la submission, lo riaprite, fate le modifiche del caso e fate una nuova submission, che quindi è una, cioè submittate l'ultimo, in sostanza quello che avete riaperto è corretto. La cosa che è abbastanza importante anche questa, ora io non faccio niente, però quando voi avete per la primissima volta avete creato un modulo di candidatura, avete cliccato su apply come ho fatto io, andate a mettere l'indirizzo email, la password e un login, e a quel punto lo create, incominciate a compilarlo, ma non lo finite tutto in una volta. Le volte successive, quindi chiudete, si auto salva, voi ritroverete quello che avete fatto fino a quel momento. Le volte successive voi non dovete fare come ho fatto io ora, ma perché l'ho fatto di proposito per fare una sorta di insomma, compilazione con voi, non dovete creare un nuovo modulo, dovete andare a quel punto, voi troverete in My Application, troverete il modulo che avete creato e ci
riaccedendo ovviamente con le stesse credenziali di quando lo avete creato. Ecco, a quel punto voi lavorate sempre ed esclusivamente sullo stesso modulo. Vi sconsigliamo di fare create new, perché sennò poi ci perdete la testa, perché ne aprite troppi e poi, cioè, un po' le lavorate, quindi lavorate sempre e solo esclusivamente su uno. Quindi la prima volta si fa apply, le successive si, invece si accede nel modulo già creato attraverso My Application, Applications con le credenziali già utilizzate. Credo di aver detto tutto quello che volevo dire. Sì, direi di sì. A questo punto io tolgo adesso la condivisione. Vi ricordo che la registrazione sarà poi resa disponibile sul nostro sito. Adesso vi lasciamo a disposizione più o meno 5 minuti. Vi viene, forse vi è già stato messo, io ovviamente non seguivo, ok? Vi viene messo a disposizione un link con un... di un Google Doc dove voi potete andare a scrivere le vostre domande, vi lasciamo appunto circa 5 minuti di tempo per scrivere, dopodiché noi, io e altri colleghi, risponderemo ai vostri quesiti. Grazie. Dite? Mi sentite? Buonasera. Ecco. Allora, il Google Drive è stato chiuso, adesso lo condivido. Quasi sicuramente ci sono delle domande rimaste a metà, magari le scrivete in chat, le copiamo, insomma, quello vediamo via via che le facciamo. Allora. Eccole qua, vedete? Sì, 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 vediamo. Vai. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Starace, mi occupo anch'io dei partenariati su piccola scala, proviamo a rispondere insieme alle vostre domande. Alla numero uno avete scritto, si può creare ed utilizzare un EU account con una mail istituzionale o deve essere una mail personale? Non è importante che si tratti di una mail istituzionale oppure personale, l'importante è che sia una mail valida, quindi la scuola può utilizzare la mail dell'istituto oppure si può utilizzare la mail della persona di contatto, del rappresentante legale, l'importante è che sia una mail valida e che poi utilizzerete per tutte le volte che dovrete far accesso ai portali europei, quindi sia per la candidatura che anche poi eventualmente dopo per la rendicontazione eccetera. La cosa importante è che sia valida, può essere qualsiasi mail. La domanda numero due, se ho già presentato un progetto respinto per apportare le correzioni e presentarlo di nuovo, dovrò seguire la stessa procedura di chi si candida per la prima volta? Ci sarà una call a marzo 2024? Allora, in caso di progetto respinto, il progetto può essere sì modificato con le correzioni che magari sono state consigliate al momento della valutazione. La procedura è sempre la stessa perché l'application form deve essere compilata nuovamente, quindi non cambia assolutamente nulla. Per il prossimo anno sì, verranno pubblicate poi le date della prossima call, saranno sempre due scadenze, probabilmente come in questi anni, quindi una a marzo e una a ottobre, ma saranno pubblicate poi, sarà pubblicata sul sito la nuova call con le nuove date. La domanda numero 3, la scuola che volesse iniziare un percorso Erasmus può candidarsi ed essere scelta come partner? Sì, sì per entrambe, nel senso che chi non si è mai avvicinato alla progettazione europea può anche decidere di iniziare con questa tipologia di progetti K210 che sono abbastanza semplici e brevi e può decidere di farlo sia come capofila, quindi
presentando la candidatura per tutto il partenariato, oppure se preferisce magari all'inizio, avendo meno esperienza, aggregarsi come partner di un partenariato coordinato da un altro ente, da un'altra scuola, che può essere sia italiana oppure di un altro paese. L'importante è che poi si arrivi ad avere il requisito di almeno due paesi diversi all'interno del partenariato. La domanda numero 4, i partner da scegliere e contattare possono trovarsi sulla piattaforma ma anche in altri canali come Facebook, giusto? Sì, assolutamente sì, ovunque i partner si possono trovare in qualsiasi maniera, quindi per le scuole magari può essere più semplice con i Twinning, con la nuova piattaforma ESEF, oppure per tutti gli altri enti in qualsiasi maniera, tramite i social, tramite conoscenze, in qualsiasi modo si possono recuperare i partner. La domanda numero 5, la declaration of honor deve essere firmata solo dalla scuola coordinatrice? Sì, e il rappresentante legale, quindi non è per forza la scuola, perché parliamo di KA210 e non solo rivolti soltanto alle scuole, quindi deve essere firmata dal rappresentante legale del coordinatore del progetto, quindi di chi presenta la candidatura. Passo ora la parola per le altre domande al collega Michele Tricarico. Grazie Ilaria, mi sentite? Ok, perfetto. Allora, proseguo con la lettura delle domande e poi la risposta. Domanda numero 6. Una scuola accreditata italiana può invitare una scuola inesperta italiana al progetto KA210, quindi avere due scuole della stessa nazione? Allora, sì, la risposta è sì, possono partecipare due scuole della stessa nazione. L'unico criterio che viene richiesto per questi partenariati è che comunque partecipino almeno due istituti di paesi diversi, quindi ci deve essere almeno un partner straniero. Ovviamente poi comunque il partenariato deve essere bilanciato, quindi non è che diciamo andate a mettere tre partner di italiani e poi soltanto un altro straniero, perché comunque diciamo verrebbe meno quello che è il requisito di un partenariato di più ampio respiro, quindi caratteristico di un progetto europeo. Quindi attenzione anche al bilanciamento tra i partner, però sì, possono partecipare anche più istituti della stessa nazione. Domanda numero 7. Si potrebbe prevedere la mobilità soltanto dei docenti e dello staff? Sì, si possono fare mobilità soltanto di staff, quindi soltanto di docenti, così come anche mobilità che prevedono la partecipazione di alunni o comunque anche di esperti esterni. L'unico, diciamo, aspetto che diciamo, mi sento di rimarcare, e come è stato già detto nella presentazione, è che la mobilità appunto non deve essere il focus del progetto, ma soltanto un'attività che deve essere comunque utile al raggiungimento dei fini e obiettivi del progetto. Domanda numero 8. Come ottenere ID? Sarebbe OID, che sarebbe Organization Identification... l'OID, il codice ID che appunto identifica l'istituto. La procedura la trovate anche sul sito, è molto semplice, e il link soprattutto lo trovate sul sito, e diciamo dovete mettere i dati dell'istituto e poi con questo istituto presentare tutte quelle che sono le candidature per qualsiasi progetto europeo. Domanda numero 9. Anche un'organizzazione che non è newcomer può partecipare o essere coordinatore di un progetto KA210? Sì, anche un'organizzazione che diciamo ha un'esperienza, che però si vuole cimentare in questo tipo di progetti, può farlo, non c'è nessun divieto, però diciamo è un progetto specifico per chi si approccia, per quegli istituti, quelle organizzazioni che si approcciano per la prima volta al programma, proprio perché comunque hanno dei requisiti più semplici o comunque non richiedono, diciamo, un'organizzazione più complessa, quindi diciamo è più specifico per i newcomer.
Per invece chi ha, per quelle organizzazioni che invece hanno già esperienza in questo in questa tipologia di partenariati, diciamo è magari più appropriata anche l'azione chiave 220, che sono partenariati di più ampio respiro e comunque un po' più complessi e quindi più magari più idonei. Poi sempre con questa domanda, come si fa a trovare i partner? I partner potete trovarli tramite le piattaforme che vi mette a disposizione la stessa commissione, che sono sostanzialmente i Twinning, oppure anche School Education Gateway. Quindi sostanzialmente questi sono i due principali canali dove potete cercare istituti partner. Passo alla domanda numero 10. Il coordinatore riceve il totale del finanziamento. È stata fatta la ripartizione tra i partner in base alle attività e dove si svolgono. Come vengono poi inviati materialmente i soldi? Allora, il coordinatore sì, riceve il totale del finanziamento, è il destinatario unico del finanziamento. E in pratica la ripartizione ovviamente è in base alle attività e non ai partner. Infatti nel modulo di candidatura voi andate a specificare quelle che sono le attività, quindi la suddivisione del budget viene fatta in base alle attività, agli activity, e non in base ai partner. Ovviamente poi comunque quando andrete ad indicare le varie attività dovrete anche indicare la leading organization, così come i partner che diciamo sono coinvolti in quelle attività, però appunto non è fatta tra i partner ma in base all'attività, la suddivisione del budget. Per quanto riguarda l'erogazione dei soldi del finanziamento, il coordinatore riceve, una volta che è stata stipulata la convenzione, quindi che è stato approvato il progetto, che avete inviato correttamente la convenzione, procediamo quindi a quello che è l'erogazione del prefinanziamento, che è pari all'80%. E poi, una volta che viene terminato il progetto, se gli obiettivi sono stati raggiunti, se diciamo il progetto è stato concluso positivamente e quindi sono state rendicontate tutte le attività, verrà erogato anche il restante 20%. Ora passo la parola al collega Guasti per il resto delle domande. Buonasera a tutti, sono Luca Guasti, mi sentite? Ok. Allora, domanda 11, numero 11. Come si realizza un partenariato con altre scuole? Ma l'abbiamo detto prima, risposta anche prima il collega, praticamente si utilizza in questo caso il portale condivisione, si può cercare anche tramite il portale i vari partner, ovviamente fa parte della comunità, dei paesi della comunità europea, e abbiamo detto che possiamo anche far partecipare due scuole italiane allo stesso progetto. L'importante è che non ci sia uno sbilanciamento dei partner. Qual è la scadenza del K1 in città sulla mobilità? Ora io a questa domanda non rispondo, perché in questo caso è azione chiave 1. Ricordiamo che nei progetti K210 si possono fare le mobilità, ma non è l'elemento prioritario. Quindi consiglio di andare sul nostro sito e vedere l'azione chiave 1, dove ci sono tutte le informazioni e i riferimenti e i contatti per chiedere informazioni. Si può condividere il modulo di candidatura con i colleghi che fanno parte della tua stessa scuola, facenti parte della commissione Erasmus ovviamente, per correggere o compilarlo insieme? Questa è una questione di organizzazione interna, nel senso, se c'è un gruppo di lavoro che segue queste cose, è possibile condividere in base ai dati di accesso. Scusate, ho perso la pagina. Date accesso per compilare il modulo di candidatura. Quella è una questione di organizzazione interna della scuola. Ci si può accreditare? Quali sono i moduli e la scadenza? Grazie. Ci si può accreditare? Allora, si ritorna sempre lì per l'accreditamento. Ci sono le informazioni sul nostro sito. Non è questa la sezione
per parlare dell'accreditamento. Allora, i moduli dell'application devono essere compilati in inglese o si possono compilare anche in altre lingue? Anche in altre lingue, in questo caso italiano. È possibile tra le attività inserire certificazioni linguistiche per gli alunni? Bisogna verificare il discorso e gli obiettivi che si pone il progetto. Quindi se nell'obiettivo ci sono delle attività che prevedono il rilascio di certificazioni in fase di candidatura e viene poi inserito e accettato, quindi sì, secondo me si possono tranquillamente inserire. Una scuola italiana accreditata può invitare alla Col K210 una scuola italiana inesperta, quindi nel progetto è lecito avere due scuole nella stessa nazione? Grazie. Questa è la risposta, la risposta è già stata data, comunque sì, in questo caso sì, non è un problema. Si possono fare alcuni esempi di attività che non siano mobilità, ma che possono essere coerenti con un progetto K210? Ma è questo ora sull'esperienza, sono progetti nuovi, quindi attività di condivisione, ho visto in alcuni progetti l'inserimento di lavori insieme in comune che ha fatto seguito congressi e pubblicazioni, quindi insomma la situazione possono essere. Comunque ovviamente tutto deve essere finalizzato agli obiettivi che si pone il progetto. Per la scelta delle tempiste, quindi è meglio stare larghi, nel senso magari inserire 12 mesi anche se le attività pensate si svolgeranno in 6 o 7 mesi. Ma quello, allora, in base alla pianificazione, come diceva prima la collega, in fase di presentazione, in fase alla pianificazione, sulla base delle esigenze e degli obiettivi che si pongono tutti i partner facenti parte che vogliono partecipare al progetto, ovviamente dovete valutare bene. Ovviamente il discorso della proroga è difficile per il K210, quindi è meglio stare valutare bene i tempi di realizzazione. Ora passo la parola alla mia collega. Ilaria? Sì, 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 ci sono. Continuiamo allora con la domanda numero 20, alla quale abbiamo già risposto forse più di una volta. Come si cercano i partner? Si cerca il nome di un'istituzione, basta indicare il paese. Noi partner abbiamo già detto, bisogna cercarli o sulla piattaforma Twinning per le scuole oppure tramite conoscenze, tramite social, in qualsiasi maniera. Almeno penso di capire così, a meno che non si sta facendo riferimento all'application, quindi come no, però avreste dovuto scrivere come si inseriscono i partner e quindi si inseriscono inserendo il loro codice OID. Comunque la ricerca si può fare in qualsiasi maniera di partner, se ho capito bene a cosa fa riferimento questa domanda. Per la domanda numero 21, in che modo viene valutata la qualità di un progetto, da cosa dipende? Ci sono tanti fattori sicuramente che possono influire nella valutazione di un progetto. Durante la precedente presentazione la collega parlava delle priorità da inserire nel progetto, ad esempio le varie priorità che devono essere inserite, ma in linea generale un progetto ben strutturato deve essere coerente con le attività che vengono inserite, con gli obiettivi che si prefigge e con i risultati che poi deve raggiungere e che deve poi portare avanti anche nel tempo, quindi con la sostenibilità che deve avere un progetto. Tutti questi elementi vengono poi valutati dal valutatore secondo quei quattro criteri di cui abbiamo parlato durante la presentazione, e questi criteri possono essere anche li potete trovare anche nel nostro sito. Ah sì, lo stava aggiungendo la collega, i criteri di valutazione li trovate nel nostro sito, quindi potete vedere anche quale criterio ha un'influenza maggiore, quale criterio ha un'influenza minore. Passando alla domanda numero 22, noi abbiamo una segreteria che funziona molto poco.
quanto è di fatto l'impegno nella rendicontazione e soprattutto nella rendicontazione per i partner? La deve gestire la segreteria del coordinatore? Grazie. Questa è un'organizzazione interna di ogni istituto, di ogni organizzazione. Non siamo noi a dover dire chi deve fare che cosa. Diciamo che in linea generale i progetti K210 hanno una rendicontazione abbastanza semplice, nel senso che noi non chiediamo le fatture, non chiediamo la dimostrazione reale con fatture eccetera di quello che è stato fatto, delle attività che sono state svolte, quindi potrebbe essere anche una rendicontazione abbastanza semplice, però è rimessa alla vostra organizzazione ed è comunque il coordinatore che rendiconta per tutto il partenariato. Passando alla domanda 23, è possibile avere con precisione il sito da cui scaricare il materiale? Il sito è Erasmus Plus, nella sezione risorse strumenti troverete poi sia le nostre presentazioni che la registrazione dell'info day di oggi. Se andate a controllare ora troverete l'info day di febbraio che abbiamo fatto a febbraio per la scadenza di marzo e anche lì tutte le presentazioni. Domanda numero 24, possibile coordinare un partenariato su piccola scala quando si è già coordinatori di consorzio K1? K1 e K2 sono due azioni nettamente distinte, quindi né l'accreditamento né il fatto di avere già altri progetti dell'azione chiave 1 di essere coordinatori di consorzio ha nulla a che vedere con l'azione chiave 2, quindi sicuramente una risposta affermativa. Rispondo alla domanda 25. C'è un numero minimo e o massimo di attività consigliato da implementare? Ripeto quello che ho già detto prima. Le attività devono essere coerenti con gli obiettivi del progetto e con la LAMSAM scelta, spetta sempre alla vostra organizzazione dividere le varie attività senza un numero minimo, senza un numero massimo, quindi possono esserci due attività ben strutturate, possono esserci 6-7 attività, dipende dal numero dei partner, dalla durata del progetto, dalla LAMSAM scelta, sono tutti criteri che devono essere collegati e coerenti tra di loro. Ora la parola al collega, alla collega Caterina Miniati. Sì, grazie Ilaria. Proseguo un pochino io. Allora, la numero 26, non credo di essere tanto di aiuto in questo momento, ho un formulario di candidatura già aperto, ma non riesco più ad accedere dalla sezione My Application. Se la pagina resta a lungo in fase di caricamento, il formulario non si apre. Per accedere devo ritornare alla sezione Opportunities e da lì mi rimanda al draft. Se c'è un modo per risolvere, prima funzionava tutto. Come ho visto, anche ho avuto un po' di problemi, quando avevo fatto la prova non me l'aveva dati, e a volte anche il server stesso della commissione che crea problemi, ieri per esempio non si poteva per un tot di tempo, non si poteva accedere ai moduli, ci stanno probabilmente lavorando. Allora, non ho una soluzione, provi semmai a mandarci una mail, ma in ogni caso l'importante è che lei riesca ad accedere al draft che aveva creato in qualche modo, ecco. Se poi non riesce per nulla è un altro discorso, allora la invitiamo a scriverci a partenariatoscuola@inghile.it. E magari poi, se prima funzionava, magari a un certo punto ritorna tutto come prima e funzionante. Domanda numero 27. Come si può recuperare un OID number di un istituto quando questo istituto lo ha già usato anni prima? Allora, voi siete sicuri di aver fatto la registrazione? Bisogna vedere. Comunque, attraverso la piattaforma ORS, dove si fa la registrazione e si accede da lì sempre dal nostro sito, come fare domanda, cioè se leggete attentamente si capisce abbastanza bene, c'è la possibilità anche di fare una ricerca con il vostro istituto per vedere se esiste un OID. Chi aveva in precedenza, prima del nuovo programma, il PIC, questi PIC a suo tempo furono poi trasformati automaticamente dalla commissione in OID. Quindi è possibile, anzi, noi consigliamo sempre
di fare una ricerca prima di procedere ad una nuova registrazione nel caso in cui non si sia certi, e comunque per non rischiare di creare troppi OID, perché l'OID dovrebbe essere, deve essere uno solo e unico, utilizzato per tutte le candidature Erasmus decentrate gestite dall'Agenzia Nazionale, perché per quelle centralizzate è un'altra storia, ma ora non ne parliamo per non confonderci anche le idee, e quindi conviene sempre fare la ricerca attraverso lo stesso sito ORS, la piattaforma della commissione dove si effettua la registrazione, si può fare la ricerca. Numero 28, a questi progetti possono partecipare tutti gli ordini di scuola? Certo, per i partenariati K210 sono eleggibili tutte le scuole di ogni ordine grado, ma tutte le tipologie di organizzazioni, enti, insomma, chiamiamole organizzazioni in senso lato, che operano in qualche modo nel settore scuola. Cosa significa? Significa che la ricaduta e l'impatto, il target ultimo, deve essere il mondo della scuola e quindi alunni, docenti, staff della scuola. Numero 29. Quali sono le candidature che vengono valutate da commissioni di altri paesi europei? Quelle di K1, anche K2, se sì, in quali casi? Vengono valutate da commissioni? No. Allora, le candidature di K1 e K2 presentate da, K2 presentate da istituti coordinatori italiani sono valutate dai, no, dagli esperti valutatori selezionati dall'Agenzia Nazionale. Poi, non so, ci può essere anche un esperto valutatore straniero, però insomma sono in Italia che fanno parte dei valutatori dell'Agenzia Nazionale. Probabilmente, non so ora se si riferisce ai progetti centralizzati che sono gestiti direttamente dall'Agenzia Esecutiva di Bruxelles. Io da 29 si va a 35? Sì. Ah, ok, non è che vedo male. Tutti i partner devono presentare la candidatura o solo il coordinatore? Che succede se il progetto viene approvato solo al coordinatore? Il coordinatore è prevista mobilità per i docenti, esempio attività di formazione presso altro ente? Allora, la domanda viene presentata, l'avevo vista anche in chat, però appunto di qua e di là diventa difficile poi rispondere alle vostre domande. Vi invito adesso ad ascoltare le risposte che possono essere veramente utili per tutti. Allora, la candidatura di un K210 viene presentata esclusivamente dall'istituto coordinatore a nome dell'intero partenariato e non può essere approvato solo il coordinatore. Se il progetto viene approvato il finanziamento per l'intero partenariato erogato interamente al coordinatore sulla base di un 80% e poi il restante 20% dopo l'approvazione della documentazione finale, ed è e viene poi gestito, comunque girato poi ai partner del progetto. Quindi non esiste che possa essere approvato solo il coordinatore, viene approvato il progetto per tutti in caso di approvazione, appunto. Mobilità. La mobilità abbiamo detto che è eleggibile, la gestite voi, dipende chi è coinvolto in questo progetto. Se ci sono tante scuole presenti oggi, dovete fare un switch rispetto ai partenariati tra scuole e scuole del vecchio programma, quindi ai CAD 229, quindi può essere svolta mobilità tra i partner del partenariato, del progetto, dipende chi è coinvolto in questo progetto, e quindi in questo senso non ci sono preclusioni, l'importante è ricordarsi quello che abbiamo detto e ridetto, che non è il fulcro la mobilità, mi raccomando, ma deve essere un mezzo per poi portare avanti le attività e raggiungere gli obiettivi. 31. Si possono invitare le ONG e condividere con loro attività di formazione? Voi potete coinvolgere chi volete, purché sia nel partenariato che condivida il vostro progetto, purché sia un'istituzione, un'associazione, un'organizzazione che opera in qualche modo nel settore scuola e che può quindi condividere gli obiettivi e i risultati di questo progetto. Cosa si intende per rappresentante legale?
la quale figura della scuola può essere svolta? Il rappresentante dirigente scolastico. Si parla di rappresentante legale perché in senso lato il dirigente scolastico ce l'hanno solo le scuole, gli altri tipi di organizzazioni hanno un rappresentante legale ed è il rappresentante legale che firma la dichiarazione d'onore da allegare al modulo di candidatura ed è quello responsabile, diciamo, in primis, in prima battuta di tutto quello che avviene e anche della convenzione che poi viene stipulata tra l'Agenzia Nazionale e l'ente coordinatore in caso di approvazione del progetto. Come si fa a trovare un partner è già stato detto, voi potete utilizzare le scuole, la cosa migliore è utilizzare il canale Twinning e gli altri, tutti lo School Education Gateway, tutti i canali possibili e immaginabili anche privati che voi avete, per contattare delle scuole o enti che possano condividere un progetto con voi. 33. Se organizzo un workshop, il budget per il finanziamento della relativa mobilità deve essere incluso nel budget totale assegnato all'attività o deve essere dichiarato come un'attività a sé stante della relativa mobilità? Allora, si parla workshop come attività, cioè lo dovete vedere in senso un pochino più ampio. Voi avete visto che il modulo si divide in attività, lo workshop può essere che ha determinati obiettivi, farete qualche cosa insomma in questo workshop, è un'attività alla quale voi complessivamente dovete imputare un budget che va a concorrere al totale dell'ANSAM scelto, come dicevo prima nella presentazione del modulo di candidatura. Non dovete proprio andare a dettagliarci viaggio, vitto, alloggio, così nello specifico. Però bisogna capire più o meno come viene fuori questo budget per questo workshop. Ecco. La Declaration of Honor deve essere firmata solo dalla scuola coordinatrice, solo dal rappresentante legale in caso di scuola, dal dirigente scolastico in servizio al momento dell'invio della candidatura dell'istituto coordinatore. Per quanto riguarda i partner, devono essere allegati al modulo di candidatura i mandati, che sono quello strumento, quel documento per cui il singolo partner delega, in caso di approvazione ovviamente, delega il rappresentante legale dell'istituto coordinatore a gestire il finanziamento anche per suo conto in qualche modo. Poi il coordinatore lo deve passare, girare le varie quote ai singoli partner per lo svolgimento delle loro attività. Allora, faccio anche la numero 36. Per la ricerca dei partner, la scrittura del progetto, come si procede? Ovvero, si possono cercare scuole che hanno già una proposta, unirsi a loro? C'è un database di sample progettuali da consultare se si hanno le idee poco chiare? Come si diventa scuola accreditata? Basta avere una... Allora, qui ci sono insieme tante cose. Innanzitutto dobbiamo distinguere l'accreditamento che rientra nelle azioni chiave 1 con K2 sono azioni diverse, come vi è già stato detto, assolutamente compatibili, ma l'accreditamento non esiste nell'azione chiave 2, non c'entra nulla. Quindi accreditamento è poi per fare azione mobilità, progetti di mobilità, azione chiave 1, che non ha nulla a che vedere, diciamo così, con l'azione chiave 2, che non contempla, non esiste proprio l'accreditamento. Per quanto riguarda la ricerca di partner e delle scuole, rimandiamo ancora una volta al portale eTwinning che trovate ovviamente attraverso il sito italiano, ma voi non, e lì potete condividere, potete eventualmente anche vedere delle scuole straniere che propongono un loro progetto come coordinatori. Non esistono dei sample progettuali, ma potete invece consultare la piattaforma dei risultati per vedere i vecchi progetti, diciamo così, perché su 210 ce ne sono ancora forse non, nessuno disponibili, perché devono essere conclusi proprio pagato il saldo, cioè devono essere assolutamente terminati, ma in ogni caso potete farvi un'idea consultando la piattaforma e vedendo i risultati dei progetti del passato, già svolti a breve, poi piano piano ci saranno anche i risultati del K210 perché è un obbligo contrattuale. Basta avere un OID anche risalente a vari anni fa,
Se è un OID, sì, l'importante è anche che i dati siano corretti all'interno di questo OID. Se devono essere modificati, si deve riaccedere a questo OID attraverso l'indirizzo email che è stato utilizzato e quindi l'account e login, perché non si scappa mai dall'account e login, come vi dicevo, l'indirizzo email che è stato utilizzato per la registrazione. E quindi una volta che siete entrati, potete andare eventualmente a modificare i dati che sono cambiati. È possibile leggere un esempio di progetto che ha ottenuto il finanziamento? No, fino a che non sono resi disponibili sulla piattaforma, direi di no. Se voglio, la piattaforma dei risultati intendo dire, scusate se no ci possiamo fraintendere, quindi un progetto concluso. Se voglio effettuare un job shadowing, quale domanda devo fare? Il job shadowing, nello specifico, proprio se il fulcro dell'interesse è il job shadowing, è azione che alunno. Si può fare job shadowing anche all'interno di un K2 se è funzionale alla progettazione, ma se job shadowing to pur è azione chiave 1 progetti di mobilità. Nelle scadenze abbiamo visto che c'è anche la scadenza di un altro progetto il 4 ottobre. È l'analogo della mobilità a breve termine di febbraio? Noi avevamo un buon punteggio, ma in febbraio non siamo... Allora, febbraio è intanto azione chiave 1, non confondiamoci. Febbraio era azione chiave 1, progetti di mobilità. La scadenza del 4 ottobre 2023 è per i partenariati K210 e solo K210 perché 220 non ci sono, non hanno una seconda scadenza. E quindi la invito a andare nel sito, perché se si comincia un pochino a diventare pratici, ci si orienta abbastanza, si va prima nel settore, istruzione scolastica, dopodiché si va a vedere la mobilità, i progetti che è azione chiave 1, e se poi si può andare a vedere azione chiave 2, dove all'interno ci sono i K210. I K220 appunto non hanno, solo alcune agenzie hanno aperto il secondo round per K1, come per i K220, ma l'Italia no. Noi abbiamo una scadenza per K1, sto parlando, scadenza annuale a febbraio. A ottobre c'è la scadenza per l'accreditamento, che rientra sempre nell'azione chiave 1, però... Non ci focalizziamo sull'azione chiave 1 perché rischiamo di fare un po' di confusione. Andate nella home page, in fondo, sotto eventi, ci sono anche gli eventuali info day. Quindi andate lì, ora parliamo dei 210. Vabbè, sì, progetti presentati in passato. Esiste una repository con alcuni progetti presentati in passato, la piattaforma dei risultati. Allora, l'attività che fanno gli studenti in Italia, per esempio, può essere fatta solo da studenti italiani perché è intesa come preparatoria per il lavoro successivo da fare in Grecia? Questo sì, cioè dipende da cosa dovete fare con questo progetto. Noi non abbiamo una ricetta dove possiamo dirvi le attività sono questa e quest'altra. Dipende dal progetto. I progetti sono vari e molto variegati a seconda anche della tipologia delle istituzioni che sono coinvolte in questo progetto. Quindi l'importante è strutturare bene il progetto. Poi che si possono, sono a livello locale, sono a livello virtuale, ci sono le mobilità, come diceva la dottoressa Nava, l'importante è ricordarsi che c'è solo la mobilità, perché se no non è questa l'azione giusta. Vabbè, qua non si sono rimasti a metà. Bisogna essere 43, bisogna essere accreditati. Allora, ormai la leggo. Bisogna essere accreditati per presentare un progetto K210. Si possono presentare contemporaneamente sia progetti K210 che K1. In passato abbiamo tentato una creazione. Sì, assolutamente, sono compatibili. Sono due azioni diverse, con finalità diverse. L'accreditamento esiste solo per K1, come dicevo, e potete fare sia K1 che K210. E per l'accreditamento però vi rimando all'info day che ci sarà a breve. Andate a vedere nella home page in erasmusplus.it, mi sembra nella chat avevo messo anche il link, comunque si trova il link per partecipare ad un info day sull'accreditamento. Nella formazione della... Allora, quale tipo di azione bisogna utilizzare per la formazione dei docenti nella scuola secondaria? Probabilmente se
lo scopo e la formazione dei docenti e azione chiave 1. E vi rimando sempre alla lettura delle informazioni, perché oltre ai documenti ufficiali pubblicati dalla Commissione, che ovviamente noi mettiamo a disposizione nel sito, nelle singole sezioni, quello che vi ho detto prima, voi trovate tutta una serie di informazioni proprio relative a quell'azione lì. E vi si chiariscono un po' le idee anche relativamente cos'è azione chiave 1, cos'è azione chiave 2. In che misura il coordinatore gestisce il budget con i partner, lo divide ovviamente, allora può essere una con loro, dipende da quello che deve essere fatto, quali attività devono essere svolte da ogni singolo istituto coinvolto in questo progetto. Può essere equamente, come ci può essere qualcuno che prende meno perché svolge meno attività. Questo è un accordo interno al partenariato. Io al momento non ne vedo altre, giusto Donna? Allora, guardavo in chat, ho interrotto la condivisione, se no non potevo vedere la chat. Ok. Attività. È previsto per K1 un'altra formazione? Sì, per K1 è prevista un'altra formazione. La prossima settimana, mi sembra, per l'accreditamento, sì, il 14. Comunque ci sono tutte le indicazioni nel nostro sito alla voce eventi. Infatti avevo messo, prima qualcuno l'aveva già chiesto, e avevo messo il link proprio in fondo alla pagina della home page. Ok. Esatto, il 14. Quindi... qui c'è la domanda rimasta a mezzo. Il budget viene deciso insieme agli altri partner? Non so se voi vedete la chat, se... comunque sì, il budget naturalmente viene deciso in fase di candidatura, quindi viene deciso insieme a tutti gli altri partner. È vero che un partner può prendere di più rispetto agli altri, naturalmente non ci deve essere un grosso sbilanciamento neanche in questo caso, cioè tutti i soldi non devono andare ad un unico partner, deve essere abbastanza equo per tutti, insomma, poi non deve essere esatto. Gli assistenti tecnici possono partecipare alla mobilità? Sì, tutto il personale dell'ente, dell'organizzazione, della scuola può partecipare alle eventuali mobilità se sono funzionali all'implementazione del progetto. Il webinar è davvero esaustivo, resta da mettere le mani in pasta. Grazie da parte di tutti i colleghi. E a questo punto il compito è vostro e dovete voi mettere le mani in pasta e darvi da fare. Possono partecipare alle mobilità esperti esterni che partecipano alle varie attività? Qui aveva già risposto il collega Michele Tricarico, giusto Michele? Sì, allora ho perso un attimo la domanda, stavo controllando la chat. Quale sono nella chat, sono nella chat. Okay. Possono partecipare alle mobilità esperti esterni che partecipano alle varie attività? Sì, anche gli esperti esterni possono essere inclusi nelle attività, quindi comunque anche in tutte quelle che sono le attività di progetto possono partecipare sia partecipanti, diciamo, che sono dell'organizzazione, partner o coordinatore, sia diciamo figure esterne, quindi se richiesto possono essere coinvolte anche queste figure esterne. C'è un'altra domanda in chat, qui è già stato detto comunque dai colleghi, ci sono delle agenzie che affiancano gli istituti nella compilazione dell'application form, che consiglio date in merito a ciò? Il consiglio nostro è di non affidarvi a queste agenzie che vi aiutano per vari motivi, perché comunque quelli che sanno le esigenze dell'istituto siete voi e non sono persone esterne. Noi non chiediamo la compilazione esatta scritta da manuale, chiediamo che ci siano tutte le informazioni, quindi non è necessario che sia un manuale, riportare un manuale, cosa che spesso
spesso i progettisti fanno. Nello stesso tempo c'è successo che molte di queste agenzie usano un form che riutilizzano. Quindi le candidature sono praticamente simili in tutto, magari cambia la tematica e questo non va bene perché è impossibile che ci siano le stesse attività, gli stessi obiettivi per tematiche diverse, insomma che sia tutto strutturato nello stesso modo per istituti diversi e per tematiche diverse. Quindi noi vi sconsigliamo di affidarvi a loro, però è una scelta vostra, loro si fanno anche pagare, Erasmus non è fonte di guadagno, deve essere un'opportunità per tutti, quindi è una scelta vostra. Il nostro consiglio è assolutamente di non affidarvi, un piccolo aiuto al limite, ma è meglio se fate direttamente da voi. Ecco, ci sono delle indicazioni anche sul nostro sito, come vi è già stato detto, potete guardare comunque dalla piattaforma di disseminazione dei risultati, i risultati che sono stati fatti, quindi potete avere degli spunti. Il personale amministrativo, i tecnici, i collaboratori rientrano nelle figure di staff? Sì. Michele, hai ritrovato te il punto, se vuoi poi aggiungere. Sì, allora, vedo che c'è anche un'altra domanda, sempre per quanto riguarda collaborazione con che riguarda gli esperti esterni. C'è scritto, per quanto riguarda gli esperti esterni, non era stato detto che per partecipare ad eventuali mobilità devono sottoscrivere una specie di contratto, accordo di collaborazione con la scuola partner. Questo, diciamo, sta, diciamo, alla vostra organizzazione, quindi è ovvio che comunque ci deve essere un collegamento tra l'istituto che è partner o coordinatore e questa figura esterna, però, diciamo, noi non entriamo nel merito di questi accordi o contratti. E poi comunque, diciamo, bisogna distinguere tra quella che è la mobilità, perché qui si parla nello specifico di mobilità, tra quella che è appunto la mobilità dei nuovi progetti che ha 210 e quella che era magari la mobilità dei vecchi partenariati tra sole scuola. Cioè lì per partecipare era necessario che diciamo il partecipante fosse soltanto un membro dell'organizzazione, un membro dell'istituto, quindi o come staff o come discente, come alunno. In questo caso qui diciamo è più il limite, è più diciamo non c'è questo vincolo, però è ovvio che comunque ci deve essere un collegamento tra il partecipante, cioè tra chi partecipa all'attività, alla mobilità e l'organizzazione. Poi stavo controllando se ci fosse qualche altra domanda non risposta. Stai guardando in chat, io sono alla domanda delle 14:13. Ok, io ero un po' più avanti. 14:13 l'ho fatta, 14:14. Vedo che ce ne sono un bel po' anche in chat. Mi sa di sì. Tra le attività si può prevedere anche il management e coordinamento del progetto, rientra tutto nelle varie attività progettuali, quindi nei vari pacchettini delle attività fate rientrare anche le varie spese di coordinamento. Non c'è un budget preciso per il coordinamento del progetto per il coordinatore, rientra tutto nella divisione tra le varie attività. Sono alle 14:19, l'ha trovato il punto? No, perché mi ha mandato troppo. Allora facciamo che rispondo a quelle più ultime, poi magari se c'è qualche domanda più... Ah, allora arrivo giù, scorro ancora, ormai sono qui, scorro sì, ancora. Sì, allora, vedevo questa domanda qui, se viene scelto all'inizio della progettazione un importo di lump sum e poi ci si accorge che è preferibile scegliere altro importo per le attività messe in campo nel progetto, si può modificare in corsa sul modulo di candidatura fino alla scadenza? Allora sì, fino a che non avviene la submission della candidatura è sempre possibile modificare qualsiasi aspetto appunto della candidatura, che sia la lump sum richiesta o che sia comunque le organizzazioni partner o le attività, quindi sì, si può modificare. Posso, scusa, precisare una cosa, sì. Michele? Non solo quando è fatta la submission, il modulo si può riaprire fino alla scadenza e si può modificare. Risubmittandolo, la nuova versione va a sostituire la precedente, quindi si può comunque sempre modificare fino alla scadenza, non oltre la scadenza.
Poi c'è quest'altra domanda: se il progetto è approvato, è necessario firmare un consortium agreement tra i partner? Allora, diciamo un accordo interno tra partner non è obbligatorio, non ve lo richiediamo, però è fortemente consigliato, quindi un accordo in cui andate a specificare nel dettaglio quali saranno i compiti di ciascun partner, quale sarà magari la quota di budget che ciascun partner avrà, questo anche per evitare problemi successivi, perché molti progetti diciamo stabiliscono degli aspetti che poi non vengono appunto rispettati a progetto in corso, quindi diciamo mettere nero su bianco potrebbe aiutare. Avere un accordo quindi tra parti in cui si stabiliscono tutti gli aspetti del progetto a priori può aiutare durante il progetto. Poi da cosa dipende il livello basso di finanziamento delle proposte, dati mostrati, questioni tecniche, contenuti, fondi limitati, altro? Più che altro il limite più grande è il budget, infatti ci sono, come è già stato detto, ci sono dei progetti che pur ricevendo un punteggio alto non vengono approvati, perché diciamo in proporzione rispetto alle candidature ricevute, i progetti che vengono approvati sono una percentuale molto bassa. E quindi questo è un limite, però è un limite che è dovuto soprattutto alla mancanza di fondi. Poi vediamo se c'è qualche altra domanda non risposta. Allora, è possibile modificare l'indirizzo email associato all'EU login? Le tempistiche sono compatibili con la scadenza del 4 ottobre? Grazie. Forse magari per questa domanda sei più... Sì, l'indirizzo email dell'EU login è possibile cambiarlo o comunque è possibile creare un nuovo EU login con la nuova mail. L'importante è sapere a che cosa è legato il vecchio EU login o la vecchia mail, perché a volte a fare le modifiche viene perso il collegamento con eventuali accessi creati. A crearne uno nuovo naturalmente non c'è l'accesso a eventuali... piattaforme già utilizzate, quindi va un pochino visionato, magari per quello ci potete mandare una mail, comunque è possibile entrambe, o modificare l'email o creare un nuovo EU login con la nuova mail. Io sono 14 e 19. Per presentare la domanda bisogna già aver individuato il partner di un progetto di mobilità. Allora, in generale, per presentare domanda bisogna già avere le idee chiare e quindi già aver individuato i partner. Ora qui si parla di un progetto di mobilità. I K210, abbiamo detto, non sono progetti di mobilità, sono partenariati di cooperazione. Quindi sono due tipologie di progetti diversi, la mobilità inerente proprio alla mobilità di staff e alunni e i progetti di partenariato sono relativi proprio alla collaborazione tra istituti e organizzazioni, quindi sono due progetti completamente diversi, però per entrambi bisogna già, cioè per il progetto di mobilità in realtà non è obbligatorio avere individuato partner, per i progetti di cooperazione sì. Per il K210 serve accreditamento della scuola che vuole diventare partner in un progetto? C'è molta confusione con questo accreditamento. Accreditamento di per sé è un termine che vale solo per K1, i progetti di mobilità. Quando i colleghi parlano di un riconoscimento della scuola, di un codice della scuola, è il codice OID, che è una specie di codice fiscale dell'istituto, un codice a livello europeo che serve per tutte le candidature, come vi è già stato detto. Questo è obbligatorio, l'accreditamento non serve a niente per i K210, serve solo per K1. Hai trovato il punto, Michele? Sì, poi comunque le altre domande sono state più o meno risposte. C'è quest'altra domanda che dice: possono partecipare due istituti della medesima provincia insieme ad altri due paesi europei? Sì, si può fare, come già stato risposto precedentemente, anche due istituti dello stesso paese, quindi anche due istituti italiani, cioè anche della stessa provincia, però diciamo che ci deve essere appunto un bilanciamento anche nella composizione del partenariato, quindi
non deve essere troppo sbilanciato con istituti che magari sono troppo vicini o comunque diciamo più istituti italiani e poi pochi, diciamo, o uno solo di un altro paese europeo. Quindi ci deve essere una sorta di bilanciamento nella composizione del partenariato. C'è quest'altra domanda: nella scelta a parità di requisiti, chi non ha avuto nessuna esperienza Erasmus avrà più possibilità di essere scelto? Sì, si tiene conto anche di questo, cioè i valutatori comunque tengono conto anche di quella che è l'esperienza dell'organizzazione che presenta la candidatura, quindi comunque viene tenuto conto nella valutazione della candidatura, però comunque non è che a parità di punteggio si predilige uno piuttosto che l'altro, quindi non è una sorta di criterio, però si tiene conto comunque nella valutazione. Io non vedo più domande, non so se tu riesci. Mi sembra anche a me, però in chat è un po' difficile. Comunque mi sembra che siano risposte tutte. Se poi ci fossero domande rimaste a mezzo, naturalmente ci potete mandare una mail. Ripeto, un materiale verrà pubblicato sul nostro sito, alla sezione eventi, ci saranno risorse e strumenti, quindi ci saranno tutte le indicazioni. Io passo la parola. Caterina, non so se volevi dire qualcosa, se no passo la parola alla nostra responsabile, la dottoressa Laura Nava, per chiudere la sessione. Vi ringrazio della partecipazione. Grazie, grazie. Sì, giusto per l'ultime due parole, veramente. Grazie per la partecipazione. Spero le informazioni siano state utili e ovviamente, come diceva anche il collega, come ho detto, coi dati che ho presentato, il problema grosso è la mancanza fondi, perché tanti progetti di qualità non riusciamo a finanziarli. A volte arriviamo a autorizzare progetti sul 90 punti su 100, quindi vuol dire che assolutamente la qualità ci sarebbe. Il problema è che i fondi comunitari sono quelli e non li usiamo, come ho detto prima, fino all'ultimo centesimo, quindi quella è la maggiore difficoltà per noi e per voi. Per quanto riguarda il discorso presentare un progetto come coordinatore o come partner, anche questa è una scelta che dovete fare in base anche alle vostre, capisco che chi ha poca esperienza sia tentato di iniziare a partecipare ai progetti europei come partner piuttosto che coordinatore, perché sì, in effetti partecipare come partner può essere un modo soft per iniziare a partecipare a questo tipo di progetti. In quanto coordinatori c'è qualche impegno in più, qualche responsabilità in più, perché comunque il progetto riguarda sia il coordinatore che i partner, e la responsabilità dell'attuazione del progetto riguarda sia il coordinatore che i partner, perché sono convenzioni quelle che andremo a stipulare, multibeneficiarie, quindi c'è un coordinatore che rappresenta il partenariato, però poi i compiti e anche i fondi sono spalmati ovviamente sia sul coordinatore che sui partner. Quindi iniziare come partner può essere un'opzione, indubbiamente. Potete andare a cercare sulla, diciamo, la piattaforma principe per trovare partner o per trovare coordinatori ai quali agganciarsi, è la piattaforma ESEP, European School Education Platform, che è andata, diciamo, a sostituire lo School Education Gateway e a includere i twinning dentro di sé. Vi faccio solamente vedere, magari vado a condividere la pagina che l'avevo aperta, così almeno vedete come funziona. È possibile impostare vari filtri per la ricerca partner, e se cercate su Google, se googolate European School Education Platform, vi viene la piattaforma, e tra le varie opportunità che offre, vedete ci sono vari risorse utili che vi consiglio di andare a vedere, c'è fare rete, networking nella versione in inglese, e c'è proprio la sezione partner finding, e si possono impostare vari criteri per la ricerca, school education direi, e a questo punto potete andare a impostare vari filtri sul paese, sulle tematiche,
sull'età degli alunni da coinvolgere. Quindi questo, diciamo, è il modo principe per trovare sia partner ma anche eventuali coordinatori ai quali agganciarsi. Ma non è il solo, come dicevano i colleghi: se avete contatti con altre scuole o con altri enti sul territorio o per altri motivi, potete coinvolgerli al di là di questa piattaforma. Ecco, qualunque piattaforma o qualunque canale ben venga. Questa piattaforma ESEP, European School Education Platform, diciamo, è lo strumento a supporto che la Commissione Europea vi fornisce, ripeto, sia per la ricerca partner ma per tante altre risorse che vi consiglio di andare a vedere. È una piattaforma, ahimè, ancora in fase di sviluppo, quindi alcune parti ancora non saranno pienamente funzionali, ma sicuramente può essere una risorsa utilissima anche per andare a vedere, per chi di voi non abbia mai avuto esperienza, andare a vedere i twinning, perché è un altro modo per iniziare la cooperazione europea in maniera ancora più semplice rispetto a queste, a questo tipo di progetti. Qui non c'è finanziamento, ma c'è comunque possibilità di lavorare insieme a altre scuole e altri docenti europei. E anche qui sui twinning, se andate a vedere la sezione twinning, vedrete che ci sono varie iniziative di formazione sia sui twinning che su più ampio spettro. Quindi ecco, questo è l'ultimo consiglio che vi do: fatevi un giro su questa piattaforma nel caso non l'aveste già fatto. E l'altra raccomandazione, come diceva la collega, la dottoressa Landi, occhio ad affidarvi a agenzie esterne che vi propongono dei progetti già confezionati. Questo è veramente sconsigliato, nel caso, è comunque una vostra scelta. Quello che controlliamo noi, che dobbiamo controllare quando presentate i progetti, abbiamo dei tool, degli strumenti della Commissione Europea, tecnologici, informatici, che ci consentono di vedere se ci sono dei progetti simili tra di loro, perché a volte chi propone dei progetti li propone a voi come li propone a altre scuole, addirittura a scuole di altri paesi. Quindi ci sono spesso dei progetti fotocopia, e questo non va bene, perché uno dei requisiti, lo trovate sulla guida, è che i progetti devono essere originali in tutto, originali. Quindi questo è un consiglio spassionato che vi do: occhio quando, se decidete di rivolgervi a degli esterni per il progetto. Comunque le passaggi chiave della gestione del progetto devono essere fatti da voi, dai beneficiari, non da altre organizzazioni. I contatti con noi, la reportistica, la gestione del finanziamento, vedrete poi che è scritto nella convenzione, nell'accordo, nel contratto che dovrete stipulare se riceverete il finanziamento. C'è scritto che alcune attività non possono essere, diciamo, subappaltate o delegate a altri, per cui la gestione del finanziamento, l'attività chiave da svolgere, i rapporti con l'agenzia nazionale, la reportistica sulle piattaforme europee deve essere fatta da voi, dai beneficiari, non da altri. Quindi ecco, occhio veramente a quello che delegate. Io non so se i colleghi hanno altro da aggiungere, se no vi rimando ai nostri riferimenti mail per eventuale altro supporto o problemi nella compilazione della candidatura. È stato già detto, ma insomma ci sarà da avere un po' di pazienza, perché questi strumenti della Commissione Europea, queste piattaforme, a volte funzionano un po' peggio, a volte un po' meglio, quindi non riducetevi all'ultimo momento, perché in alcuni momenti possono essere in fase di aggiornamento o di revisione da parte della Commissione, possono essere un po' più lenti oppure non disponibili. Quindi grazie a tutti ancora, e buon lavoro con i progetti, con i vostri progetti europei. Grazie e arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti.